Ci sono webinar launch. Ciao a tutti, sono veramente emozionato. Ci sono ancora persone che si stanno iscrivendo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Cioè, sto ricevendo continuamente email di persone che si stanno iscrivendo e questa cosa è fantastica. Allora, innanzitutto io sto mandando continuamente messaggi alle persone che mi stanno chiedendo delle cose. Intanto, perché magari la gente non è iscritta, siamo in 45, ok, su 101 massimo. È una prova, è la prima, e quindi vediamo se riusciamo ad arrivare a 100. E quando arriviamo a 101 ci siamo. Ciao Sonego, mettete solo per capire se funziona tutto, se mi sentite, l'alzata di mano. Quindi io vado nei partecipanti, controllo, vedrò i 47 partecipanti che ci sono in questo momento e vedo che c'è un'alzata di mano. Guarda che roba, gente che continua a mandarmi ancora email per entrare e questa cosa, vi giuro, è fantastica. Quindi alzata di mano, Pisani, Conti, ci siete, molto bene, grazie, 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 grazie. Quante mani alzate, ragazzi. Quanta gioia, ciao Umberto, ciao Tiziana, ciao Stefano, ciao Simone Ravenda, Sergio Musci, che bello, Valentina Vandilli, bello vedere tanti amici, anche persone che non conosco, perché ci sono delle persone che... Ok, tutte le mani sono su, potete rimettere la mano giù, così rimettiamo tutto in ordine e stiamo per iniziare. Allora, innanzitutto funziona così, voi in questo momento mi state vedendo. Anzi, io farò una cosa del genere, mi vado a guardare, così mi metto il coso vicino e mi controllo. Quindi, così riesco a controllare quello che sto combinando, ok? Quindi sto entrando io con il mio telefono e vedo se funziona tutto. Benvenuto al webinar. Grazie, aspetta che Ci siamo abbasso il collegati. volume. Tac, così vedo quello che sta succedendo. Perfetto, quindi io mi vedo, voi mi vedete, stiamo per incominciare. Allora, nel mentre che sto comunque mandando ancora inviti a persone che stanno entrando, che si stanno iscrivendo, e questa cosa mi rende veramente felice, parto da il motivo per cui è nato questo webinar. È nato perché un giorno ho letto una frase che era Milano non si ferma, e lì mi è andato tutto in acido, cioè lì non ce l'ho fatta più. Ho detto basta. Non è possibile che nel 2020 siamo ancora qui ad utilizzare una comunicazione da asilo, cioè neanche in prima elementare così. Cioè, in prima elementare ti spiegano e capisci. Siamo diventati grandi e abbiamo annullato questo capire. Ok, e questa cosa qua secondo me andava in qualche maniera andava rimessa in ordine, perché altrimenti secondo me rischiamo veramente di perdere delle occasioni, tutto là. Perché fuori c'è di più, ci sono tante cose che ci aspettano, tante opportunità che ci sono. E secondo me perderle così è proprio un vero peccato. Allora da lì nasce l'idea mia, fatta in un attimo, cioè in un giorno, dico basta, lo faccio. Questo perché? Perché per chi mi conosce sa che io voglio essere sempre, non dico l'esempio, perché non è che sono un esempio da seguire, ma do l'esempio. Allora, si è bloccato tutto, dice Lorena, credo che sei a te che ti sia bloccato, perché le altre persone vedo che ci sono. Ciao Cristian Breviario, che è entrato nello staff, ti ringrazio. Ciao Pietro, e Simone Canali che mi dice ciao, tante grazie. Quindi Lorena prova a uscire e rientra, insomma, vedi tu. Siamo già in 62, ragazzi, secondo me sfondiamo i 100. E quindi cosa ho fatto? Non ho aspettato di essere perfetto, ok? Non ho aspettato di capire come funziona tutto questo mondo, perché non lo so, ok? Non mandatemi messaggi in WhatsApp, vi prego, perché sennò si viene fuori rumore ed è un casino. E quindi ho detto: beh, io incomincio nel mentre imparo. Quindi incomincio a fare i webinar e
E man mano capisco come funzionano l'email marketing, il remarketing, tutte robe che non capisco. Perché voglio essere un esempio, perché voglio dimostrarvi che uno come me, che è bravo magari a stare su un palco e in questo mondo veramente non capisco niente, praticamente non sto dormendo la notte per capire come funziona. E quindi credo che ognuno di noi può veramente migliorare nella propria vita, incominciando a fare proprio adesso, che è il momento difficile, qualcosa che non avevate mai fatto, in maniera tale che incominciate a farla in questo mese che dovremmo essere bloccati a casa. Ok, sfruttiamo questa grande occasione e incominciamo a fare cose che non avevamo mai fatto. E quindi diventerete in un mese esperti. Quindi non ci sono scuse. Fra un mese guarderemo i miei webinar e vedrete che avranno un altro modo, avranno un inizio diverso, non si perderà tempo. Sarà tutto calcolato, sarà già spedite tutte le email, avremo i feedback, cioè sarà tutto perfetto fra un mese. Adesso, se aspettavo di essere perfetto, non ce l'avrei mai fatto. Ringrazio Ricky che mi ha portato ad esempio i faretti. Vedete? Tac, cioè i faretti, perché altrimenti non avevo luce. Posso anche aumentare un po' di luce, eccolo qua, così mi vedete meglio. Ok, eccoci qua. Mi manca la luce dietro, come andrebbe fatto. Dovevo andare da Placido Lo Sacco, da webinar, da web marketing, no, video marketing for business, che è il nostro sponsor, come Alessio Beltrami. E ciao Massimiliano Faletti. E quindi ho deciso di non aspettare di essere perfetto. Farò 1000 errori, va bene lo stesso, facciamoli. Abbiamo errore, non è una parola cattiva, è semplicemente qualcosa che hai fatto che non ha funzionato e quindi prendi feedback e lo migliori. Stamattina sono diventato matto a mandare email in giro a tutti perché chi ha compilato il form non mi è andato nella mailing list. Quindi stamattina tutti mi dicevano non ho l'email, non ho l'email. Adesso sto capendo come funziona, migliorerò anche questo passaggio. Bene, finito il preambolo, siamo in 70, ancora 30 persone, poi si blocca e questa cosa è favolosa. Ho un ospite speciale dove adesso gli ridò il microfono. Ok, ho appena detto di non mandarmi. Non mandatemi messaggi in WhatsApp, vi prego, perché se no mi suona e viene fuori rumore. Capozzi, basta, basta mandare messaggi. Capozzi, hai rotto i capozzi. Ok, ciao Elisa, adesso va anche da destra. Perfetto, allora ci siamo. Prima di presentare l'ospite, se credete veramente in quello che sto facendo, potete entrare in una pagina che ho creato, un gruppo, anzi, vado alla ricerca del gruppo. Ok, si chiama Webinar Launch, ok. Ora vi faccio vedere alcune cose che ti dà l'opportunità di fare questo strumento webinar, che è veramente fantastico. Eccolo qua. Tac. Allora vi condivido il mio schermo, che non è questo, naturalmente. Perdonate. Tac. Condivisione, mostra il schermo numero 2. Ok. Questo è lo schermo, questo è Webinar Launch, il gruppo staff. Se condividete quello che faccio e volete coinvolgere le persone, fate la richiesta. Questo è il, e ve lo metto qui nelle domande. Ok, quindi domande. Webinar Pro, che sono profi, e quindi rispondo a Ermando, ok, così rispondo a tutti. Questo è il link, invia a tutti. Ora avete un link, se volete entrare lì dentro è un gruppo solo per chi fa, non è per guardare, ok? Perché venite eliminati. Quello che vi chiediamo ogni giorno è di almeno condividere il post, almeno condividerlo, ok? Dopodiché all'interno faremo formazione, vi insegneremo un sacco di cose, però dovete almeno condividere. Chi non condivide uno al giorno verrà eliminato. Poi chi come la Maurizia Rimondi, come Vasco, come Cristian Breviario che si è messo a disposizione oggi, vuole fare qualcosa in più, ben accetto, perché tutto quello che facciamo è gratuito e pro bono per far sì che le persone al di fuori possano migliorare la propria comunicazione. Ok? Quindi nessuno ci guadagna niente. Questa settimana tutte le registrazioni verranno regalate per far girare il materiale. Dalla prossima le registrazioni, quindi per chi non è online, verranno fatte pagare e tutto l'incasso lo devolverò alla magia di un respiro che è l'associazione di cui sono testimonial, che aiuta i bambini soprattutto a migliorare la propria vita nel mondo della fibrosi cistica, perché
toglietemi, loro hanno un bello slogan che è toglietemi il respiro ma non il fiato, qualcosa, toglietemi il fiato. Lasciami senza fiato ma non senza respiro, qualcosa del genere. Voglio quindi che le persone migliorino la propria comunicazione. Adesso ho un ospite speciale, faccio questo piccolo preambolo. Questa persona che vi sto per presentare è una persona che adoro perché non ha peli sulla lingua come me. Quando deve dire le parolacce le dice, se ne sbatte il cazzo di quello che può pensare le persone, come l'ho appena fatto io. È una persona che arriva diretta, quindi potrebbe essere che come me sia molto diretto, okay? Ed è la cosa che io apprezzo di più perché non è una di quelle persone finte che cerca consensi per poi vendere quattro prodottini, non gliene frega niente. È una persona che ho conosciuto anni fa e ho avuto l'onore e il piacere di condividere con lui l'insegnamento in HCE. È una persona straordinaria perché è metodica e parla di abitudini e possiamo solo imparare da lui. Abbiamo messo comunicazione strategica perché ci darà delle strategie per comunicare meglio. È stato il primo che ha accettato perché gli ho detto: guarda che sei il primo e quindi ci saranno un sacco di difficoltà. E lui non mi ha chiesto quali, mi ha detto: ok, facciamolo. Quindi ho il piacere di presentarvi quando riuscirò a rimetterlo all'interno. Staff, eccolo qua. Quindi, telecamera, invia webcam e invia microfono, signori Marco Benassi, sul vostro applauso. Aspetta che mi vedete? Sì? Adesso mi Eccolo, vedete? Buongiorno, buongiorno. Passato qualcuno dietro di te per salutarmi. Ricky aspetta di passare nel momento in cui siamo. Vabbè, fantastico. Fantastico, fantastico, Oh, Ricky fantastico. mi ha Ciao. fatto la spesa perché io non ho più niente da mangiare. Ricky oggi è arrivato con la borsa della spesa. Beh, alla faccia dell'assistente. Allora, grazie Walter. Intanto sono molto sollevato del fatto che possiamo dire le parolacce, cosa sulla quale difficilmente ho il controllo, quindi insomma ci siamo. Allora, intanto, beh, che dire, fantastica questa iniziativa. Poi laddove si può portare un contributo senza aspettarsi sempre qualcosa in cambio, a mio avviso è importante. Quindi non so quanti siamo collegati, non vedo niente, quindi mi farai tu da traduttore Siamo in e poi come. 71 in questo momento, Ah, fantastico, cioè fantastico. oltre ogni mia possibile previsione, oltre, cioè non avrei mai immaginato 71 il primo giorno così, cioè è un Wow, successo. fantastico. Tra l'altro dovevo essere in viaggio oggi, invece, di la verità, sei tu che hai creato i blocchi, vero Walter? Per fare in Sì, modo di perché ho avere questo. creato i blocchi appositamente, perché devo dirti la verità. In questo momento della mia vita era troppo poco le cose che facevo, troppe poche. Allora ho detto: aspetta che faccio qualcosa in più. Quindi ho bloccato tutto e miglioro questa area dove ero veramente carente. Quando si dice prendere l'attenzione delle persone, quindi vedi. Allora, che dire, Walter, facciamo una chiacchierata oggi, giusto? Io e Sì, partiamo da dei presupposti, va bene? Innanzitutto facciamo così. Vi chiedo nelle domande di non salutarmi, anche se vi voglio veramente bene, ma non salutateci perché dobbiamo essere pragmatici. Quindi grazie a Erika Placido e tutte le persone, grazie Placido per la tua disponibilità, ma come vedi sono rimasto chiuso bloccato a Trieste, ma va bene lo stesso. Se dovete fare delle domande, le ponete qua così io dopo le pongo a Marco Benassi. Marco Benassi, io ti ho conosciuto in una fase della tua vita abbastanza, non dico complicata, ma era una fase un po' transitoria, ok? E ti ho rivisto invece in una fase florida, cioè in una fase dove tu hai incominciato a seminare negli anni e adesso io credo che in questo momento tu stai raccogliendo i frutti di tanto, chiamiamolo sacrificio, cioè sacrificio sotto forma di parola buona che vuol dire rendere sacro quello che fai. E dopo parleremo di cosa vuol dire parole tossiche e parole buone, va bene? Quindi partiamo da questo. Partiamo dalla tua storia, cioè sei una persona che, e che gli è successo, dato che io insegnavo storytelling ad HCE, qual è la tua piccola storia nel giro di 5 minuti? Beh, se dobbiamo prendere il viaggio dell'eroe, quello che poi è condiviso più o meno da tutti e due, più o meno dico, perché sappiamo bene che ci sono altre evoluzioni di questo discorso, sicuramente quello che ho passato io
magari non nello specifico a quello che hanno passato tutti quanti, però in generale io ho una storia, tra virgolette, abbastanza normale, nel senso che ho avuto fortissime difficoltà che mi hanno portato a un certo punto, così a pensare come potevo fare, cos'è che mi mancava e come potevo fare per colmare quei gap, quei buchi di competenze che mi avevano portato in qualche modo a vivere la vita che vivevo. Poi le difficoltà arrivano a volte anche senza il nostro controllo. Ieri ho fatto una diretta, ho parlato del cigno nero e i cigni neri sono quelli che a un certo punto caratterizzano la risposta che diamo. E io davanti ai casini, chiamiamoli così, mi sono trovato a prendere una decisione importante. O di questo casino me ne faccio qualcosa o prendo la strada, quella un po' più seducente, che in generale la maggior parte delle persone, e anche perché il cervello lo richiede, la strada un po' più facile, che è quella di mandare tutto a puttane, e quindi fare in modo di farmene qualcosa di quello che mi era capitato. Farmene qualcosa significa per me prendere ciò che non ha funzionato e usarlo come strumento di crescita per poi rimettere a disposizione ciò che ti ha portato a crescere per tutte quelle persone che magari in quella situazione, in quel problema analogo, fanno fatica. E quindi in una certa misura diventare, se vogliamo, una sorta di, non di faro, perché non mi piace questo discorso, però poi secondo me le difficoltà della vita arrivano sempre per un motivo e non è la frasettina del cazzo da Bacio Perugina. Se riconosci che la difficoltà ti può portare ad accrescere, a tirare fuori il potenziale che tutti quanti abbiamo dentro, allora la strada è giusta. Cosa ho fatto? In pochi minuti ho, tra virgolette, mi sono trovato in un default molto potente dal punto di vista relazionale, economico e anche di salute, perché come sappiamo, quando la mente soffre, il corpo soffre e viceversa, e anche quando la mente sta bene, il corpo sta bene e viceversa. E ho dovuto fermare tutto quanto e dire: ok, attenzione, che cosa mi manca? Perché sono arrivato al punto in cui sono arrivato? E avevo capito che quello che mi aveva portato fin lì non mi avrebbe portato poi dove sarei voluto andare, quindi mi sono dovuto chiarire un pochino con me stesso. Sostanzialmente, in quel periodo transitorio in cui mi hai conosciuto tu, ero già nella fase della ricerca, ho cominciato a fare una ricerca forsennata di chi mi potesse in qualche modo indicare la strada, no? Quindi io e te, tra l'altro, Walter, ci siamo conosciuti a un corso di uno che non lo nominiamo perché non è giusto. Bravo da un lato, ma insomma, col senno di poi. Abbiamo capito tante cose, tra l'altro ce ne siamo accorti anche già in quella sede lì. E mi ricordo bene quella sera che eravamo a mangiare fuori, che ci siamo detti entrambi: io un giorno farò questo. Come? Eri di fronte a me proprio. Sì, ricordo anche bene dove, chi c'era, e ci siamo detti: tu mi dissi, perché io sono Walter Klingon, e io ti dissi: guarda, io sono Marco Benassi. E tra X tempo io farò questo e io farò quell'altro, insomma. Quindi diciamo che tra parlare e poi realizzare c'è sempre, in mezzo c'è sempre da mettersi, come dire, io dico, a Bologna si dice i maroni in mezzo alla porta, che rende l'idea. Detto questo, hai parlato bene di raccogliere ciò che ho seminato, in realtà io continuo a seminare costantemente. E ciò che raccolgo a volte non è che non me ne accorgo, ma è un flusso. La vita cambia. Per rendersi veramente conto del cambiamento, bisognerebbe mettere in pausa o avere una fotografia della vita di qualche anno fa, un po' come quelli che mettono la foto del prima e del dopo, no? Che prima erano grassi, poi ti fanno vedere che sono diventati magri. E in un certo senso con la vita è un po' così. Quando ci sei dentro, a mio avviso, e poi lì sono arrivato anche a capire di dovermi così occupare di abitudini, è il flusso, è un flusso continuo, e a un certo punto ti trovi che il punto in cui sei oggi comunque sai che non ti porterà magari dove vuoi andare. E quindi è sempre un upgrade, è sempre una crescita che parte, oggi abbiamo capito, tantissimo le fondamenta le mettiamo con la comunicazione, con noi stessi prima di tutto e con gli altri subito dopo, perché le parole davvero cambiano. Io ho cambiato il mio modo di pensare, di conseguenza ho imparato le regole anche, diciamo, della linguistica, delle parole, ho cambiato i miei comportamenti e ho cambiato i miei risultati. Idem per le regole sul denaro, le regole sulla salute, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' in 3 secondi. Cosa faccio oggi? Sono un imprenditore seriale, ho 4 attività differenti in 4
settori completamente differenti, tra cui quella che amo particolarmente, che è la formazione e la consulenza, che è iniziato così come un percorso prima di esigenza, poi di passione, poi è diventato anche un, chiamiamolo business, nel senso buono del termine, un po' come tutti noi. Insomma, per me oggi l'etica, professionalità e fare ciò che ti fa muovere il cuore. E allora i risultati economici saranno una conseguenza naturale. Parto da questo allora, faccio vedere questa immagine, vediamo se la vedo anch'io. Ok, sì. Guardate questa immagine, questo è una pagina di... Allora, io non faccio pubblicità, cioè io non dico... perché la pubblicità è uno mi paga e io gliela faccio. Questa è pubblicità, ok? Io faccio quello che potrebbe essere un referral marketing, o comunque le persone, i prodotti che utilizzo, ok, che vivono con me, se sono validi ne parlo. Quindi dopo ognuno è libero di fare quel cazzo che vuole. Quindi se qualcuno poi vorrà contattarti per quello che dici e sarà assolutamente libero di farlo, no? Ti occupi, hai detto, di quattro cose. E, c'è una cosa, secondo me, che è bella vederla immediatamente, che oltre a queste quattro cose, è proprio il concetto delle parole, no? Leggo Marco Benassi, solo business felici. Quindi entriamo nel mondo delle parole, quindi potevi dire è dura la lotta, ma la vittoria è fantastica, bisogna lavorare duro per vincere, per essere ricchi. Tu hai usato... solo business felici. Cos'è, se dovessi dare un consiglio alle persone, che cos'è un business felice? Business felice, a mio avviso, è più che al di là del business, quindi ciò che ci fa guadagnare denaro, eccetera, eccetera, è un concetto. Cioè, il business è inteso come affari. Affari a fare di che cosa? Possono essere anche business di cuore, di relazione, di quello che volete. È logico che questa pagina che ho creato insieme a Paolo Borzacchiello, col quale siamo soci anche nella mia attività, vuole promuovere anzitutto, attraverso l'uso consapevole anche delle parole, tutti quei business, parliamo di business da imprenditori e non, che arrivano, che producono reddito da qualcosa di assolutamente, anzitutto, etico. E per etico non intendiamo soltanto qualcosa che non va in qualche modo a ledere, insomma, a creare danni a qualcun altro. Etico significa davvero dove tutti gli attori coinvolti, per quanto mi riguarda, vincono. Quindi non solo il fatto che io magari posso vendere un prodotto, ma attraverso quel prodotto la persona può cambiare la propria vita, può diventare migliore dal punto di vista, che ne so, comunicativo, insomma, win-win a 360 gradi. Oltretutto, altra caratteristica del business felice per me è che non ci sia lo scambio di tempo per denaro. Oggi, ragazzi, siamo nell'epoca della performance, non siamo più, ma già da anni, nell'epoca della paga oraria. Ahimè, con un pochino di quasi amarezza, dico, il periodo adesso, che stiamo passando adesso, è una grande opportunità in questo senso. Il problema è che la maggior parte della gente, non portando avanti business felici, uso il non, cosa succede? Succede che stando a casa non entra denaro e succedono un po' di casini. Il business felice è: sono a casa, mi occupo di ciò che voglio, anche delle mie attività, ma il flusso di denaro continua comunque ad andare avanti. Questo è il business felice. Se arriva da qualcosa di etico, è logico che se la mettiamo, che ne so, il business felice lo mettiamo, non so, io sto guadagnando da qualcosa di illecito e mi arriva denaro lo stesso, cioè la prostituzione non è un business felice, ok? E soprattutto non deve avere un tetto. Ci sono delle attività che ti permettono di moltiplicare, può essere il network marketing, possono essere, ce ne sono tante, che ti permettono di moltiplicare un'ora del tuo tempo. Vi faccio un esempio pratico: in questo momento io sto facendo felicemente questo webinar, sono concentrato al 100.000% qua, sono presente, il mio focus è qua con voi. Le mie attività, per quanto possibile con i blocchi che ci sono, comunque stanno andando avanti. E questo è business felice. E non stanno andando avanti solo dal punto di vista economico, ma stanno andando avanti a certi livelli a migliorare la vita di quante più persone. Ecco, questo per me, per Paolo e per chi condivide con me le mie attività, è il business felice. Quando non siamo impegnati in primissima persona, ma possiamo usare una leva, che è la leva del tempo e la leva, ce ne sono tante. Poi,
24 ore ho io, come hanno tutti quanti, scelgo deliberatamente di impegnarmi in certe attività. In questo momento, quando Walter mi ha detto facciamo questa cosa, io gli ho detto sì, senza neanche guardare la mia agenda, e non sapevamo neanche che avrebbero bloccato tutto quanto, quindi ancora non si sapeva che saremmo finiti un po' così, in questo stato di un po' assurdo. E gli ho detto sì, va bene, dovevo essere in Toscana, poi ho detto cazzo, c'è il mare, bello, mi metto lì e facciamo la diretta da lì. Questo significa che non vado a inficiare le mie attività e i miei collaboratori comunque sono autonomi. Questo per me è il business felice, che va molto oltre al concetto di guadagno normale. Ultima, ma non meno importante, è il fatto che il business felice ti deve costringere. Proprio costringere, obbligare a diventare migliore in qualcosa, perché non si tratta soltanto di imparare una competenza, si tratta proprio di implementare qualsiasi cosa che poi ti puoi portare anche al di fuori del business felice. Questo è in pochi minuti quello che per me rappresenta il guadagno oggi. Ok, guarda, io sto mettendo nella chat, ho messo il tuo link al Business Felice su Facebook, quindi quando verranno fuori il link io li metto. Li sto mettendo nella chat, quindi Grazie. chiedo alle persone se vedono la chat nel loro pannello di controllo, c'è una chat che se nel caso in cui non va a finire là, la metto nelle domande. E io ho scritto cosa? Ho messo un tuo link intanto e poi ho messo siamo nell'epoca della performance. È una frase che mi ha colpito. Perché motivo? Perché anch'io sono fortemente convinto che se hai delle competenze oggi ne vieni fuori, calcolando che prendiamo che questa cosa finisca fra 2 settimane. Ok, fra 2 settimane è finita. Ah, vabbè, pacca sulla spalla, è andata bene. Mamma mia, passa un mese, va bene, è andato in un mese. Però prendiamo le peggiori delle ipotesi, no? Cioè, chi ne verrà fuori fra 2, 3, 4 mesi? Chi ha competenze? Cioè chi in una performance, ecco il concetto di performance che mi ha colpito, vince chi ha più fiato, chi ha più forza, chi ha più intelligenza. Quindi non solo chi ha più forza, perché se uno ha forza ma non ha il fiato, della forza se ne fa ben poco, ok? Se Certo. uno ha il fiato ma non ha la, che ne so, resistenza o altro, non ottiene niente. Quindi performance è l'unione di tante competenze, perché tu puoi essere il più bravo a fare una cosa, ma se quella cosa, come è successa, ecco, prendo me, no? Bravo a fare uno spettacolo di magia. Bene, per 6 mesi non si può più fare teatro. Cioè, sono un uomo morto. Cioè, ho una competenza che sono il migliore, perché sai che anch'io ho l'ego molto basso e quindi Sì, è sono giusto rimanere umili sempre, certo. sempre umili, e quindi Certo. so che sono il migliore, però adesso per 2 mesi sicuro non posso fare niente. Cacchio, questo mi ha fatto riflettere sotto forma del quali sono le nuove competenze che posso implementare in questo mese, che devo stare a casa, che sono costretto a stare a casa, sono costretto, questi non ci lasciano uscire, altrimenti ci arrestano. Allora ho detto, uno, cosa posso fare per gli altri? E questo è un discorso tutto mio, no? Due, e cosa posso imparare? Allora, le performance, credo fortemente, che si allenano attraverso delle abitudini, ed è qui che io ho conosciuto il vero Marco Benassimi, cioè l'uomo delle abitudini, quello che ha creato questioni di rituali. E oltre che fare una bella chiacchierata qua con te, che credo che comunque sia piacevole, a prescindere che poi le persone chiudono questa diretta e facciano o non facciano azioni, proprio perché a me piace sempre una parola di Paolo, che era Walter, tu sei bravo, perché si vede, ma dov'è il cambiamento comportamentale delle persone? Allora da lì in poi io ho deciso che nel mio spettacolo, nei miei speech, nei miei interventi, ci deve essere sempre un cambiamento comportamentale delle persone. E quindi ti chiedo di creare il cambiamento comportamentale, cioè dare alle persone adesso degli schemi, delle strategie, appunto, l'abbiamo chiamata comunicazione strategica, proprio perché, finito questo, voi da casa subito fate un'azione, non ah che simpatico Marco Benassi che dice cazzo merda figa, perché non è quello, cioè non,
non sta nella nostra simpatia o antipatia che le vostre vite cambiano. Le vostre vite cambiano non per la mia faccia o per Marco Benassi, cambia perché se tu prendi quello che adesso lui ti dice e lo fai, quindi fare, non provare, se dite provare, dovete autoeliminarvi, cioè dovete andare adesso in un ospedale proprio e contagiarvi di tutto quello che vi viene, dovete autoeliminarvi, non potete usare la parola provare, ma provate ad andare, ecco, provate ad andare in un ospedale, dai, prova ad andare. Quindi respirate a pieni polmoni, quello che c'è respirate a pieni polmoni, mi hai fatto l'ennesima chat, clicca sul tasto destro perché se ti chiede l'amicizia quello lì che è un fake nel 2020. Ce ne sarà nel 2030, sappi, Walter. Benassi. Quindi dacci oggi il nostro pane quotidiano, ti prego. Ok, è ora che ti rivolgi a me col giusto tono. Quindi. Perché il Padre nostro. Ok, ragazzi, allora, abitudini, perché le abitudini? Innanzitutto c'è da capire, qui bisogna parlare a vari livelli, io non so chi c'è collegato, sicuramente c'è gente, anzi siete tutti di grandissimo valore, altrimenti non sareste qua. Siamo in 80, Magari, fa che figo. Sempre più. Il concetto di base delle abitudini è che le abitudini, come partendo proprio dal discorso del nostro cervellozzo, del nostro cervello, il cervello come è già ormai stato detto e ripetuto in mille salse, e io dico anche fortunatamente, il cervello rifiuta, fugge da qualunque tipo di cambiamento. Brevemente, abbiamo tre cervelli, buon Paolo ce lo spiega molto bene. Cervello rettile è quello più antico che non ne vuole sapere di cambiamenti. Cervello rettile interessa che ci sia una tana dove dormire, ci sia una della stessa specie, sesso possibilmente opposto, quello per forza per riprodursi, al di là dei gusti, cibo e insomma tutto ciò che ci porta alla sopravvivenza. Questo meccanismo è alla base anche dell'acquisizione e l'installazione delle nostre abitudini. Innanzitutto, l'abitudine che cos'è? Così vi do un po' di, ripeto, mi scuso con quelli che già questi concetti li hanno sentiti tante volte, però si dice che il modo migliore poi per imparare le cose è insegnarle, quindi lo sto ripetendo prima di tutto a me stesso. L'abitudine che cos'è? È un meccanismo di economia, chiamiamolo così, che il cervello utilizza per velocizzare dei procedimenti, dei processi, nel senso. Se io devo lavarmi i denti e dovessi processare tutte le centinaia di migliaia di informazioni che ci sono solo nell'atto di lavarmi i denti, moriremmo. E quindi il cervello fa, come dire, mette in atto un automatismo per saltare una serie di informazioni che in quel momento lì sono tecnicamente inutili da elaborare, non servono. C'è un meccanismo che lo ha già fatto. L'abitudine si installa in che modo? È un po' come, mi ricordo anni fa, proprio per We Do It, feci questo videocorso dove mi venne chiesto di spiegare e di fare questa analogia che non l'ho inventata io, non ho inventato nulla riguardo a questo. Praticamente immaginatevi un campo di grano, un grande campo di grano con delle belle spighe alte 1 metro e un sentiero già battuto per andare dall'altra parte del campo di grano. Quindi, camminando in mezzo a questo sentiero, è già battuto, io prendo una strada che è già fatta. Ipotizzando che io volessi cambiare questo sentiero, quindi averlo più velocemente, non so, attraversarlo più velocemente o fare un altro percorso, cosa devo fare? Devo avventurarmi in mezzo a tutte quelle che sono le spighe e quindi con un po' di fatica abbattere le spighe coi piedi, magari non so, inciampare, eccetera, eccetera, ma non mi basta fare un unico passaggio, altrimenti il mio sentiero non sarà mai battuto come quello già battuto. E quindi cosa devo fare? Devo andare avanti e indietro, ripetere costantemente fino a che a un certo punto le mie spighe di grano rimangono giù nella nuova strada. Fin qui mi auguro che sia semplice come concetto. Le abitudini, l'installazione di una nuova abitudine parte un po' da questo concetto, che è ad esempio: se io devo assumere un nuovo comportamento e farlo diventare un automatismo, quello che va fatto è ripetere, ripetere, ripetere. E qui casca l'asino, perché qui rischiamo di finire in quella che è la sindrome della dieta, come la chiamo io, questa l'ho inventata io. Perché le diete spesso e volentieri non funzionano? Per un semplice motivo. Se io vado dal dietologo e devo perdere 10 kg, il dietologo mi fa una bella scheda e mi dice: guarda, da domani per 2 mesi
togli questo, togli quello, togli quell'altro, e io la dieta la vivo come un sacrificio. Va da sé che a un certo punto, finito il periodo, magari sono, anzi, mi auguro, sono dimagrito, sono in forma, sono felice, ma cosa succede? Il cervello rettile, che sta urlando come un pazzo da 2 mesi, ti dice: adesso basta soffrire, però sei stato bravo, questo cioccolatino te lo puoi mangiare. Questo te lo puoi mangiare fino a che torni a essere più grasso di prima. Questo è proprio il classico, un po' come quelli che... No, non va bene, vi stavo facendo l'analogia delle sigarette, ma non funziona perché fumare è una tossicodipendenza. Questa è un'altra cosa, non confondete. E chi vi dice che fumare è un'abitudine vi sta prendendo in giro, sta usando in maniera non corretta le parole. Detto questo, quindi io come faccio a fare in modo che l'automatismo mi si installi e diventi una nuova abitudine? Vi faccio un esempio. Io fino a qualche anno fa non leggevo, io al massimo quello che leggevo erano i quotidiani, davvero ve lo dico. Oggi leggo 10-15 libri al mese. Non è che sono passato da 0 a 10-15 libri al mese così, anche perché ci vuole un metodo, ci vogliono tante cose. Poi un conto è leggere e non ricordarsi nulla, un conto è leggere e ritenere le informazioni. Quindi per fare questo io cosa ho dovuto fare? Ho dovuto ripetere un certo comportamento, inserirlo nel mio quotidiano, nella mia giornata, tutti i giorni, un pezzetto alla volta, un pezzetto alla volta, fino ad aggiungere tanti pezzetti e arrivare in un momento in cui il mio cervello rettile arriva a riconoscere questo nuovo comportamento come qualcosa di conosciuto. In sostanza il cervello dice: ok, di questo comportamento mi fido. Perché? Perché non mi fa rischiare di morire, di rimanere senza cibo, senza la possibilità di riprodurmi, senza tana, eccetera, eccetera. Questo è un po' il meccanismo delle abitudini. Le abitudini, per darvela veramente super velocemente, perché chiaramente in un'ora diventa un po' complicato, poi magari se volete ci sentiamo con calma, il concetto dove sta? È che qualunque cosa, io do già per scontato che voi sappiate cosa volete ottenere, che già questa è un'altra parte importante. Quello che diventa il mio nuovo comportamento lo devo inserire progressivamente, e la parola magica è progressivamente, ogni singolo giorno. Io incontro persone che magari non vedevo da un po' di tempo e mi dicono: accidenti, come sei cambiato? È quella famosa foto che vi dicevo prima, no? Cioè, uno potesse fare una foto di 10 anni fa e farla oggi, al di là del cambiamento fisico, dell'invecchiamento, ci sono tanti cambiamenti che possono essere dovuti anche a nuove abitudini. Ecco, la grande differenza, molti mi dicono: ma come hai fatto? Un pezzetto alla volta, tutti i giorni un pezzettino alla volta. È chiaro fin qua? Vai, dimmi pure. Bellissimo, guarda cosa ti condivido. Sai che io ho un amore viscerale ormai per questa cosa qua, si chiama etimologia delle parole. Sono andato subito a cercare progresso, un cammino, e questo da pro avanti e gressus passo. È proprio il concetto. Che cos'è il progresso? È fare un passo, è fare un'azione, è fare un movimento. Come vedete, per fare un passo, davanti al passo c'è il fare. La cosa che abbiamo detto prima è il fare. La maggior parte delle persone, e me compreso, tante volte non ottiene risultati. Per che motivo? Perché non fa. Vanno ai corsi pensando di, ascoltando uno che chiacchiera, tornare a casa e aver capito tutto. E non hai capito un cazzo, perché devi fare. Devi fare quella puttana miseria, devi fare. Devi fare i webinar, non capire un cazzo come me, non capisco niente. Lui mi ha dato sta piattaforma e mi ha scritto: hai guardato i video? No. È come l'IKEA. Però cavolo, adesso ho già dimestichezza su come funziona il pannello di controllo, ho già dimestichezza sul fatto che ho creato una landing page, ho creato un mail marketing e ho già 220 persone come email da mandare ogni giorno, e non ho ancora incominciato, e questa è la prima, siamo da mezz'ora che stiamo parlando. Quindi immagina questo fare, che mi sono incastrato ogni giorno. Io so che ogni giorno da lunedì e venerdì devo fare questo, ogni giorno. Con la vita di tutti i giorni non potevo farlo, perché un giorno sono a Milano, un giorno sono a Torino, un giorno sono a Bologna, un giorno sono a parte, un giorno sono all'altra, e non riesco a prendere l'abitudine, perché non esiste la parola non puoi farlo. E che non volevo farlo, perché dicevo: vabbè, ma sono in viaggio, vaffanculo, ti organizzi prima, ti organizzi dopo, capisci? Non è quello il senso. Il senso è che
se vuoi ottenere i risultati, devi fare il progresso, cioè fare un passo, pro, avanti, gressus, passo. E le parole, cioè, hanno l'etimologia, per questo voglio ogni giorno metterò queste parole, perché sono utilissime, le persone devono capire, perché siamo nel 2020, non nel 1970, che era appena arrivata fuori la televisione e stava appena creando la cultura, cioè la cultura italiana è nata grazie alla TV negli anni 60. Adesso è diventato disculturale la televisione, perché vedi obbrobri. Quindi devi andare in www.etimo.it e ogni giorno leggerti una parola. Ogni giorno un video di qualcuno di interessante che ti dà delle motivazioni in più. Domanda: quanto tempo ci vuole per far sì che una cosa diventi un'abitudine? Beh, 21 giorni, Benassi, semplice. Lo sai già, scusa, 21 giorni. Ma cioè, in 2 giorni allora, diventi un genio. Dai, allora, sfatiamo questa cosa che fortunatamente la stanno capendo sempre di più, perché la cosa dei 21 giorni è una creazione strabiliante di marketing di qualche americano. Mi pare se lo, forse Stephen Covey, non lo so. Comunque, sta di fatto che qualcuno invece c'è proprio abboccato all'amo. Allora, se volete cambiare un'abitudine e prendere il calendario e fare ogni sera che finite una X per arrivare a 21, scordatevelo. Se avete la sfiga, perché è una sfiga, di farcela in 21 giorni, non lo dite a nessuno, perché fuorviate le persone. In realtà è un tempo soggettivo. Io stesso addirittura ci sono dei comportamenti che riesco a cambiare in tempi più brevi, altri ci metto molto di più. Mediamente 2 mesi, 60 giorni ce li prendiamo. Tanto ricordiamoci che il tempo comunque passa, e quindi tanto vale passarlo in un certo modo. Ecco come concepisco io quella semina di cui parla Walter, no? Seminare e raccogliere. Se io ogni giorno semino. Allora, partiamo però da quello che hai detto tu, Walter, cioè della serie. Non lo faccio perché fondamentalmente non mi interessa. La gente, e qui generalizzo, la maggior parte della gente non ottiene quello che vuole perché non sa quello che vuole. Quindi, prima ancora di dire voglio cambiare una certa abitudine, bisogna capire da che parte vogliamo andare. Quando vi dicevo, io mi sono trovato in un default incredibile e mi sono dovuto fermare e ragionare su che cos'è che mi mancava, in virtù però di che cosa? Del fatto che avevo deciso dove volevo andare, quindi volevo una situazione finanziaria che mi permettesse di fare un po' tutto quello che voglio, di disporre del mio tempo, volevo una forma fisica ottimale, volevo delle relazioni migliori, eccetera, eccetera. Quindi sono, diciamo che i miei comportamenti io li ho iniziato a cambiarli in virtù di ciò che io un pochino ero riuscito neanche a visualizzare nella mia mente, così a vedere in mezzo alla nebbia una sorta di luce, una sorta di figura che poteva essere la mia vita di qualche anno dopo. Quindi, prima cosa, dovete capire, ragazzi, che qual è il tipo di cambiamento che volete portare a termine e che volete cambiare. Cioè, se volete diventare, che ne so, voglio la tartaruga, ok, bene, figo, perché? Perché vuoi la tartaruga? Voglio un rapporto di coppia così cos'è? Perché? Voglio 1 milione di euro, fantastico, perché? Questa è la parte, secondo me, che quando vedete corsi, corsettini, videocorsi di gente che si riempie la bocca con le abitudini, ma viene a mancare questa base. Le fondamenta dell'installazione di una nuova abitudine, secondo me, sono costituite dal perché. Voglio cambiare quell'abitudine. Logico che se sono 20 anni che mangiate la merda e il medico ti dice guarda che se non mangi la merda tra 2 mesi muori, è logico, ma quello non è un cambio comportamentale che ha a che fare con un progetto, o lo cambio o muoio, okay? Che può essere una buona leva lo stesso. Quindi anzitutto per quale motivo? Il tempo, ragazzi, è il vostro, è il nostro. Io, a parte che se chi mi segue sa che io difficilmente mai vendo corsi sulle abitudini, eccetera, eccetera. Mi sono specializzato in questo perché l'ho portato nella mia vita. Io oggi vivo in un certo contesto, in un certo modo, perché ho cambiato delle cose che prima non mi permettevano di ottenere determinate cose. E così sarà per il futuro. Il concetto di base è il vostro perché e il tempo. Io non credo che bisogna, anzi sono convinto che ognuno si debba prendere il tempo che gli serve. Quello che è importante è, una volta che abbiamo ben chiaro
cosa vogliamo ottenere dal cambio comportamentale, e allora è inserirlo nel quotidiano un pezzettino alla volta. Un pezzettino alla volta. C'è, mi ricordo, me ne parlò anche Paolo, a New York c'è questo museo dove ci sono, diciamo, c'è questa scultura fatta con i mattoncini della Lego, dove c'è questa mano enorme che fa questa mossa qui, e c'ha un mattoncino grande qua, e sotto c'è una scritta con scritto One Brick at Time, cioè un mattoncino alla volta. Il segreto, secondo me, del cambio comportamentale sta nel mattoncino. Un mattoncino alla volta, un mattoncino alla volta. Esempio, non ho mai letto un libro in vita mia, ve lo semplifico molto, ok? Mica posso pensare di leggere un libro al giorno, logico. Ma se mi metto in testa di leggere anche solo una pagina al giorno, intanto in un mese sono 30 pagine. Io faccio sempre un calcolo anche di questo genere. E a forza di farlo, ci sarà un momento in cui il disagio che mi procura fare questo tipo di comportamento nuovo, perché il cervello rettile non lo riconosce, questo disagio verrà sostituito progressivamente dal disagio in cui il cervello rettile dice: oh, perché non lo stai facendo? Quindi prima faccio fatica a fare una certa cosa perché è nuova, dopodiché mi abituo progressivamente a farlo e il cervello mi dice: uè, ferma tutto, perché non lo stai facendo? È partito un video, Walter? Hai sentito cosa dice? Eh? Mi è arrivata a scatti, ma è Mary J. Blige? Mm-hmm. No. Morciba. Ah, Morciba, hai ragione. Esatto. Tanto per far vedere la tecnologia, che riesco a far partire un video nel mentre parli, perché ascolto e metto Morciba, Roma non è stata costruita in un giorno. Occhio a non far partire altri video, però. Quindi il concetto di base, ragazzi, secondo me è questo. Ma senza capire dove vogliamo andare, poi, siccome il cervello, allora, io e Paolo Borzacchiello diciamo che il cervello è stupido e fa tutto quello che gli diciamo. Luciano Landolfi, che è un essere probabilmente più illuminato di noi, dice che il cervello è innamorato di noi e fa tutto quello che vogliamo perché ci ama. Il risultato è uguale, nel senso che qualunque cosa noi facciamo, inseriamo nel nostro quotidiano, che sia buono o meno buono, al cervello prima o poi andrà bene. Motivo per cui c'è gente che ha una vita poco felice, perché se andiamo a fare un check delle nostre abitudini quotidiane, ognuno di noi, la vita di ognuno di noi è fatta di abitudini, e sono i risultati lo specchio del, diciamo, della qualità delle abitudini che abbiamo, e le nostre emozioni, le nostre sensazioni, cioè sono felice, sono appagato, sono scontento, sono poco soddisfatto. Il risultato è che probabilmente all'interno della mia giornata, perché di questo stiamo parlando, ci sono dei comportamenti che, quando si accumulano, arrivano a, come dire, a produrre qualcosa di più grande. Jim Rohn diceva, il filosofo del business, diceva: il rimpianto si paga in tonnellate, lo sforzo si paga in grammi. Quindi il concetto è: la fatica che io faccio oggi, un pezzettino alla volta, un pezzettino alla volta, un pezzettino alla volta, mi permette di andare a costruire. Se mangiamo, che ne so, da Burger King tutti i giorni, magari non è che moriamo immediatamente, ma se lo facciamo progressivamente, anche quello diventa un comportamento che poi però porta dei risultati. Se impariamo, che ne so, a fare una disciplina di un certo tipo, ecco, un esempio delle cose più meccaniche sono: Walter è il più bravo in assoluto che c'è nel fare quello che fa. Perché? Perché si allena più degli altri. È una questione di allenamento. Io gli ho visto fare delle cose mirabolanti, come se fosse bere un bicchiere d'acqua. Perché? Perché ha installato un automatismo a forza di fare, provare, 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 provare. Quindi ha superato quella parte di sofferenza che il cervello non ama nel momento in cui installiamo un nuovo comportamento. Quindi il mio suggerimento innanzitutto è: cercate di capire dov'è che volete andare. E da qui, Walter, se me lo permetti, apro una piccola parentesi sul discorso degli obiettivi. Tanto per demolire un po' altri luoghi comuni dopo i 21 giorni. È vero, sì, che ci sono una miriade di corsi, e oggi tutti dicono che
per stabilire gli obiettivi bisogna prendere le famose caratteristiche. C'è chi dice che sono 4, chi 10, chi 8, eccetera, eccetera. Quindi l'obiettivo deve essere specifico, deve essere formulato positivo, deve avere una scadenza, eccetera, eccetera, eccetera. Va tutto bene. C'è soltanto una abitudine da prendere. Ogni volta che decidiamo che tipo di obiettivo prendere è capire lo stato emotivo in cui siamo. E questo, ragazzi, a parte in HCE, non ve lo dice nessuno. Perché? Perché se, esempio che faccio io, che facevo anche in aula, vi arriva una cartella dell'Agenzia delle Entrate con una cartella di riscossione da mezzo milione di euro. Non è qualcosa di interessante, è qualcosa che ti porta sicuramente da. Ti prende lo stato vitale e te lo schiaccia per terra, è logico, è abbastanza logico. A nessuno piace ricevere comunicazioni in cui bisogna pagare delle cifre. Se in quel momento lì, in cui sono a terra per una notizia terribile tipo questa, venissi a chiedermi, ma qualcuno mi chiedesse quali sono i tuoi obiettivi finanziari? La prima cosa che mi verrebbe da dire è 10 milioni di euro. Ma non è reale, è dovuto a uno stato emotivo che non è quello utile per stabilire l'obiettivo. Quindi, quando vogliamo stabilire un obiettivo, idem per l'installazione di una nuova abitudine, quando dobbiamo capire il nostro perché, prendetevi mezz'ora, un'ora, il tempo che vi serve, in un posto dove nessuno e niente vi può disturbare, dove ci siete voi e dove avete uno stato emotivo utile, che sia particolarmente calmo, particolarmente felice, particolarmente quello che vi serve. Dopodiché potete andare a ragionare su quale può essere l'obiettivo e in ultima istanza andare a scegliere. Allora, bene, adesso che ho capito, mi do una scadenza, lo metto giù così, guardo, eccetera, eccetera, le solite, diciamo, quelle caratteristiche che più o meno vanno bene, perché la declinazione degli obiettivi avviene nel momento in cui noi diamo delle istruzioni precise al nostro cervello, che è o stupido o ci ama, scegliete voi quello che vi piace di più, al cervello piace che gli si dica cosa fare. E questo è un vantaggio che ci possiamo prendere. Chiudo parentesi col discorso degli obiettivi, ma credo che sia molto importante. Ci sei, Io Walter, sei d'accordo? aggiungo una cosa, anche perché anch'io ero presente durante quelle lezioni. Uno dei miei coach, non so se conosci Antonio Panico. Lo conosco di fama, non lo conosco di persona, avrò l'occasione di conoscerlo il prossimo giorno. Ok, grande, grande persona, grande coach. Lui dice: Walter, domani abbiamo l'appuntamento io e te, ore 10, ok, Skype call, perfetto. Allora, tu domani sera, prima dell'evento, ok? Quindi serata libera, punto uno. Punto due, vai a farti fare un massaggio e vai in un centro benessere. Ti rilassi, la sera vai a dormire, la mattina ti svegli, fai colazione tranquillo, ti fai una passeggiata e alle 10 sei pronto. Se fai questo, io ci sono, se no ti attacchi al... Cioè, fare del coaching a una persona stressata non serve a un cazzo. O la persona sta bene psicologicamente e fisicamente, o diciamo più che bene il meglio possibile in quel momento, ok? Perché ognuno di noi ci avrà i suoi mille cose da fare e sarà preso da tutto, ma se vuoi ottenere risultati, quello che ho imparato da Antonio è: il giorno prima ti rilassi, centro benessere, massaggio rilassante, non quello che ti entra dentro. Perché il giorno dopo ti fa male tutto, quindi non un massaggio decontratturante, perché se no il Sì. giorno dopo sei là che ti fa male. Quindi un momento di relax, il giorno dopo colazione, quindi non devi andare a lavorare la mattina, non devi fare attività, non devi rispondere al telefono, perché ti telefona il commercialista o qualcuno che ti rompe le balle in quel momento e non sei nello stato opportuno per fare il coaching. Ecco, lui pretende questo, non c'è questo, non faccio la coaching. Ed è per tornare a quel concetto del in che stato ti trovi quando crei un obiettivo. Certo, assolutamente. È Ed è come un quando feedback. dicono, ad esempio, non so, adesso uso il network marketing perché è un esempio molto, come dire, semplice. Quando io espongo a persone questa opportunità, in un certo modo, perché comunque è un lavoro, non è un gioco. Qualcuno rimane folgorato e dice: adesso io cambio tutto, faccio. Io so già che quelli lì
sono quelli che abbandoneranno prima di tutti. Perché? Perché magari non vai a sapere qual è a livello emotivo il sottostante delle loro dichiarazioni, ma io so già che questo eccesso di entusiasmo viene da una, secondo me, da qualcosa che lo comprime. Per esempio, faccio un lavoro di merda, una situazione di merda, ho tutta una serie di cose che questo tipo di attività mi può risolvere, li porto a un evento, gli faccio vedere di cosa stiamo parlando, il tappo si rompe, esplodono. Concetto che lo sforzo, tra virgolette, che bisogna fare per imparare una nuova abilità ha bisogno di sostegno, e quindi se l'entusiasmo va bene, l'entusiasmo è un po' come... L'entusiasmo per me è un po' come i rapporti di coppia all'inizio, no? Quando si sta, c'è questo fuoco pazzesco dove si sta sempre a trombare. Ecco, lì è un po' un problema. All'inizio è bello, però poi non è quello lì l'amore. L'amore è quello che, secondo me, dura nel tempo e viene dopo, quando si regolarizzano certe cose. Ecco, l'entusiasmo nei progetti fa un po' questo. Va bene per innamorarci del nuovo progetto, però poi va in qualche modo, tra virgolette, non addomesticato, però va preso un po' con le molle, perché quando non siamo razionali nel quel tanto che basta, siamo soltanto tutto fuoco fuoco, emozione emozione, di solito facciamo un po' fatica poi arrivare in fondo. Quindi sono d'accordissimo su questa cosa, tra l'altro molto bella. Io ho dei rituali riguardo a questo, prima di un evento, prima di trovarmi non so, in situazioni in cui sono particolarmente come dire, sotto stress, sotto pressione. Quindi sicuramente è sgombriamo il campo possibilmente da ciò che in questo momento non ci serve per mettere il focus su quello che ci serve, quindi assolutamente. Io credo che la parola magica sia sempre perché. Perché, perché, perché. Il perché muove tutto per quanto mi riguarda. E se sappiamo rispondere, se voi mi chiedete perché fai sta cosa, io vi rispondo immediatamente. Dal momento che i miei perché sono chiari, cioè se oggi, e lo dico oggi, faccio qualcosa è perché ho imparato a dire ok, su questa cosa ci metto il 100%, e quindi sono un po' uscito, perché anch'io ho le mie pigrizie da quella, diciamo, da quella cerchia di mondo in cui inizio qualcosa e lo pianto lì, iniziamo un libro e lo piantiamo lì, faccio una roba e lo piantiamo lì. E quindi sicuramente il perché è molto utile. Mi piace questa roba del massaggio, Walter. Il problema del massaggio nasce quando magari fai, non so, se fai 5-6 date alla settimana, ti devi fare un massaggio tutte le sere. Diventa una tassa. Che fatica. Che fatica, sì, sì, assolutamente. Quindi, ragazzi, il mio motto, scusami, poi ti lascio la parola, è quello di Richard Branson, ed è quello che hai usato tu per il primo webinar, che Richard Branson dice: se ti offrono un'occasione, adesso non mi ricordo le parole adatte esatte, ma è se ti offrono un'occasione, tu non ne hai le competenze, accetta, e le competenze le impari strada facendo. Il mio motto è: prima inizia subito e poi correggi eventualmente in corso d'opera. Così è anche per l'installazione dell'abitudine, secondo me. Guarda, appena tu hai detto Branson, io ho cercato, e una delle prime cose che viene fuori è: la pratica rende perfetti, nel senso che a forza, esatto, a forza di fare sicuramente viene fuori qualcosa. Allora io lancio un'azione da fare, no? Cioè che ognuno dei partecipanti, siamo in 82, cioè è qualcosa, wow, di pazzesco. Wow. E siamo in 82, siamo in 82 ancora. Dopo sì, mezzo, sì, sì. Ancora, nel senso, siete ancora tutti lì, non avete abbandonato. Sì, no, è incredibile, cioè si sta aumentando sempre, non vedo andare via, ma arriva sempre qualcuno in più, quindi è pazzesco. Per forza, mi sono anche pettinato per l'occasione, ragazzi. Hai messo soprattutto. Allora, guarda, innanzitutto il concetto del webinar è differente dalla diretta, proprio perché la diretta su Facebook non c'è l'impegno di una persona ad andarla a vedere. Io ho fatto una cosa, ho fatto una bastardata, grazie all'intuizione di Valerio Fioretti. Io ho fatto un sondaggio e ho chiesto: qual è l'ora che preferite per fare un webinar? E la maggior parte delle risposte sono arrivate dopo le 20, 21. Alla sera. Okay? Alla sera. E Fioretti, che è uno dei nostri, ha, naturalmente sapendo che comunque verrà fuori un casino, ok? Perché dopo troverai quello, ma lui ha risposto in maniera... Sapete perché scegliete 21? Perché ve ne frega un cazzo.
perché se ti interessa ti prendi un'ora del tuo lavoro e stai lì, perché se hai capito che questo ti porta competenze per il lavoro, lo consideri lavoro, non lo consideri ma non guardo Netflix, guardo questo, capisci? E allora cosa ho fatto io? Ho detto, cazzo, ha ragione. Quindi lo metto dalle 13 alle 14, che è l'ora del pranzo, dalle 13 alle 14.30 circa, no? Perché io ho detto dalle 13 alle 14, perché poi c'è, si fa ancora, si parla ancora qualcosa, si dicono ancora delle cose, quindi abbiamo tutto il tempo per arrivare alle 14.30 e finire alle 14.20, 14.15, qualcuno pian piano si ritirerà, però avrà la registrazione, quindi magari vedrà il finale. Però il concetto base era proprio che mettila nell'orario dove stai rompendo i coglioni, non nell'orario sì, facile. Perché alle 21 oggi avevo non 80, ma avevo 160. Ok? Perché era facile. Ma sì, torno a casa. Ma dopo una giornata che ti sei fatto un mazzo così, incominciare ad ascoltare Marco Benassi e soprattutto Walter Klingon, ti immagini che entusiasmo la sera. Quindi non ti entra. Siamo Sì. a pranzo, siamo nel pieno dell'energia, qualcuno ha mangiato nel frattempo, ok? E quindi ci ha guardato e magari mangiava, e quindi ha sacrificato del tempo, ok? E questo è quello che io volevo, cioè far fare un'azione che porti comunque dei risultati. E quindi approfitto, Claudia Calò dice non si sente, mi dispiace perché gli altri 80 sentono. Quindi mi dispiace, ma anche questo qua, questa è una cosa, gli altri 80 sentono. Senti che bella cosa, mi fa venire in mente questo non si sente. Tante volte noi andiamo come qua e diciamo non si sente, no, sei tu che non senti. Guarda l'importanza della comunicazione, non si sente vuol dire che 82 persone non stanno sentendo. Neanche io e te. Dire io non sento vuol dire io non sento. Ok, questo è il passaggio evolutivo che voglio portare attraverso questi webinar, far capire che bisogna fare attenzione a quello che diciamo. E tante volte io parlo e me ne rendo conto e dico: oh, cazzo, ho detto quella roba. Porca, cioè, va bene errare, va bene, Sì, ma certo. incominciare a essere consapevoli che lo stai facendo. Questo è, poi sbaglia di nuovo, non è un problema, ma sei consapevole e quando sei consapevole, la volta dopo ti fermi quell'attimo prima. Questo era. Tra l'altro, la riflessione che facevo, che te ne ho anche parlato, io a un certo punto, a proposito dei perché, mi sono domandato perché, e mi ci metto in mezzo tutti, perché parliamo in maniera spesso così poco consapevole, no? Tipo, Milano non si ferma. È chiaro che se tu sei allenato a farci caso e conosci certe regole, e conosci certe regole, cazzo, rabbrividisci, no? Ci sta questa cosa. Ma la domanda è perché parlare a caso, perché parlare a casaccio implica parlare negativamente, in maniera non corretta? Perché? Ve lo siete mai chiesti? Io ci ho ragionato parecchio su questa cosa. E la spiegazione, come mai la maggior parte della gente, perché così è, non ha idea di cosa voglia dire la comunicazione, quella giusta, quella che funziona per far star meglio anche le persone, per interagire, anzi, più che comunicazione, interazione. Perché ci hanno abituato così, a proposito di abitudini? Vi faccio un esempio. Posso, Walter? Vado sul discorso della scuola? Tutto tuo, che lo adoro. Allora, ragazzi, prendiamo la scuola dell'obbligo. Chi mi segue sa che io un pochino ce l'ho su sta cosa. Perché? Perché la scuola, il sistema scolastico ancora oggi, a parte che è vecchio di 100 anni, prepara i bambini per un mondo che non c'è più, non esiste più. Ti insegnano a diventare sostanzialmente un dipendente, un qualcosa. Detto ciò, qual è il principio? Vi faccio fare una riflessione importante. Qual è il principio che sta alla base dell'insegnamento nella scuola, diciamo la scuola dell'obbligo, ma comunque anche in generale fino alla, diciamo, alla formazione quella accademica? È la paura dell'errore, è la paura dell'insuccesso, del fallimento. Vi faccio un esempio pratico. Classe, prendiamo terza elementare, ho preso una classe a caso. Bambini,
ok? Ma anche alle scuole medie e superiori. Compito in classe, quindi prova scritta. Prima di iniziare, magari il professore o la maestra o il maestro dice: ok, avete mezz'ora. Fino a che non è scaduta quella mezz'ora, io posso anche non avere scritto niente sul mio foglio, niente, che non ho fatto errori e che quindi sono ancora al voto massimo. Cioè non ho fatto niente, fino a che non scade il tempo, io sono a 10. Ok? Inizio a scrivere, a fare la mia prova, cosa succede? Faccio un errore e la maestra, con la bella penna rossa, tanto per ricordare sangue, terrore, morte, cosa fa? Corregge, o comunque fa una bella X o quello che è, e il voto cala. Altro errore e il voto cala. Altro errore e il voto cala, fino a che cala e si arriva a materializzarsi il terrore di ogni bambino e di ogni persona che dalla scuola elementare al mondo del lavoro si trova in una mentalità che è quella della paura del fallimento. Cioè, la maggior parte delle volte i ragazzi non evitano di fare le cose per farle bene, perché dietro c'è, magari c'è un progetto, c'è un disegno evolutivo, ma le fanno, cercano di farle bene per evitare l'errore, per evitare tutto quello che è l'insufficienza. E poi ragazzi, le parole. Ci chiediamo come mai scrivono le amministrazioni comunali, scrivono la tal città non si ferma e senza nessun tipo di così a casaccio, quindi parliamo di gente che ha anche comunque un titolo di studio, perché se fai l'assessore si presuppone che qualcosina tu sappia fare, anche se i fatti spesso dicono che non è questo. Però qual è il problema? Che io mi ricordo quando eravamo piccolini, io mi ricordo, non so voi, adesso poi crescendo ci sono i numeri, ma io mi ricordo che quando andavo alle elementari le valutazioni erano ottimo, buono, molto buono, fino a scendere, arrivare nella parte terrificante. Attenzione alle parole e ai danni che hanno fatto a generazioni. Insufficiente, gravemente insufficiente, discreto, scarso. Ragazzi, scarso. Tu a un bambino di 5 anni gli dici che è scarso. Cioè gli stai attaccando dritto dritto l'identità, non l'errore, e che quindi ci andiamo a guardare. Adesso generalizzo, è vero, non tutti sono così, eccetera, eccetera. Quindi il concetto qual è? Che se io sono abituato in un certo modo, il mio linguaggio diventa il pensiero, e il pensiero diffuso è quello che va bene parlare come cazzo viene, con mille negazioni, mille messaggi che al cervello danno unicamente dei messaggi che poi vanno a far produrre delle sostanze che ci fanno stare non troppo bene, tipo il famoso cortisolo, il ormone dello stress, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che io credo per diciamo, l'ignoranza linguistica diffusa, cioè è proprio una mentalità, è un concetto ai quali a scuola bisogna stare attenti, non possiamo controllare cosa succede all'interno della classe, possiamo controllare quello che succede in casa, coi figli, con noi stessi. Quindi dietro a una parola, secondo me, c'è sempre una spiegazione. Vai pure, Walter. Un'azione che possono fare le persone. Allora, anche questa è una questione di allenamento. Ci vuole allenamento. Io vi posso dire quello che mi ha aiutato. Anzitutto, sceglietevi le persone giuste per quello che volete raggiungere da ascoltare. Esempio, Walter è uno che anche per me è un grande riferimento da questo punto di vista. Perché? Perché Walter, oltre che venire da un mondo in cui si scappava dal fallimento, quindi un mondo, chiamiamolo tradizionale, è una persona che se n'è accorto e ci si impegna, ed è quello che dice: cazzo, ho detto questo, me ne sono accorto. Cioè, dobbiamo rivolgere l'attenzione ogni giorno a tutte quelle persone che possiamo riconoscere come punti di riferimento in una certa cosa. Per quello che riguarda la comunicazione, il parlare, andare a cercare ciò che può funzionare meglio, ci sono persone che lo hanno già fatto. Nomino Paolo Borzacchiello, nomino Walter Klinkon, nomino, ma posso nominarvene tantissimi, ci sono tanti libri. Il punto qual è? Questo vale, a mio avviso, per qualunque settore, è
vado alla ricerca di quelle persone che hanno già raggiunto il risultato che voglio io e me lo possono dimostrare. Nel caso del comportamento, diciamo, nella linguistica, per imparare a parlare bisogna ascoltare e osservare meglio, molto di più. Bisogna mettere un pochino a bada l'ego e mettersi un attimo ad ascoltare altri. Questo è il comportamento che vi posso dare. Cioè, quando io mi sono trovato in merda, mi sono domandato quali erano quelle competenze che mi servivano, tra cui anche imparare a parlare meglio, comunicare meglio, e sono andato a cercare quelli che lo avevano già fatto. Non sono di certo andato dal gruppo dei pari mio dell'epoca, perché il gruppo dei pari mio dell'epoca aveva dei risultati che probabilmente non erano quelli che mi servivano. Quindi il cambio comportamentale sicuramente è: individuo ciò che mi serve, ciò che mi manca o ciò che posso migliorare, e vado a cercare quello lì o quelli lì che lo hanno già fatto e lo sanno fare molto bene. Facile, semplice, tra virgolette anche economico, perché molte informazioni sono disponibili online, quindi ognuno ha i propri punti di riferimento. E attenzione, perché quando i punti di riferimento poi diventano costanti, succedono delle cose incredibili. Io ricordo che alcuni di quelli che sono stati i miei formatori di principali sono diventati amici, alcuni sono diventati soci, quindi il gruppo dei pari cambia, ma il principio è sempre quello. Quindi volete imparare a parlare meglio? Andate a studiarvi le regole della comunicazione che piace al cervello attraverso quelle persone che lo sanno fare molto bene, e evitando tutti i soliti cazzari che ti vogliono vendere qualunque cosa. Guarda, prendo spunto da queste ultime due frasi, no? Io spesso dico questa cosa: dovete diffidare dal gruppo di pari, cioè tutti i corsi. Sì. No? C'è il gruppo di pari, gruppo di pari, gruppo di pari. La mia domanda è: se io vado ad un corso, ok? Se io vado ad un corso, è perché probabilmente mi mancano delle competenze. Se a me mancano delle competenze, quelli che sono là con me sono lì perché gli mancano delle competenze. Quindi, se tu frequenti il gruppo di pari, non hai capito un cazzo. Ed è quello che stanno facendo dei formatori, continuando a dire: il gruppo di pari è importante. Perché? Perché se tu vai col gruppo di pari, tu sarai la pecorella, ok, che segue sempre il cane, che è questo, o questo pastore, ok, pastore, è quello che dice: andiamo di qua, e tutti vanno perché è un gruppo di pari. Allora non è sbagliato il gruppo di pari in sé. La parte sbagliata del gruppo di pari è che se siamo lì per imparare, cazzo, il tuo gruppo di pari futuro deve diventare quel tuo maestro. Cioè, tu ci sono... Io l'ho fatta, guarda, ve la faccio vedere in maniera scritta, in maniera semplice comunque. Ok, eccolo qua. Allora, scegli. Eccolo qua. Allora, questo lo metto giù. E questo dovrei aprirlo, dovreste vederlo tutti. Vi metto lo schermo, dite se vedete lo schermo. Ok, adesso ci dovrebbe essere il mio schermo in visione, tutto bianco, corretto? Yes. Ok, chi non lo vede dal telefono deve scorrere, ok? Deve scorrere lo schermo, fa così, faccio vedere, ok? Così viene la foto e così viene lo schermo. Ora, lo metto qua perché mi piace creare questo esempio molto, molto semplice, approfitto proprio da quello che hai detto tu. Esistono i dispari. Chi sono i dispari? I dispari sono quelle persone che sanno in maniera differente da me, cioè sanno di più e sanno di meno. Ci sono dispari perché c'è qualcuno che sa più di me e c'è qualcuno che sa meno di me, ok? Chi sa come me fa parte dei pari. Fine. C'è qualcuno che sa di più e c'è qualcuno che sa di meno e c'è qualcuno che sa come me. Quindi, dove metto il pari? Il pari io lo metto in mezzo, qua. Lo metto, anzi, aspetta, pari, lo metto qua. Allora, cosa succede? Quando un dispari meno non sa, cosa fa? Va con il suo gruppo di pari, tutti insieme, vanno da un dispari più per imparare. Questo è quello che succede normalmente. Quando tu con i tuoi dispari vai ad imparare, il tuo obiettivo non è frequentare i dispari, è imparare per diventare un pari del dispari più.
Lo dico perché mi è successo. Io ero quello che andava a vedere Sibaldi sullo schermo, su YouTube, e mi sono trovato a fare i palchi con Igor Sibaldi. Io guardavo Paolo Borzacchiello agli eventi e oggi mi trovo a essere con te un formatore all'interno della scuola di Borzacchiello. La mia storia con Marcello Mancini. 5 anni fa sono andato, 4 anni fa o cinque, sono andato ad un evento dove c'era Velasco e io ero in ultima fila, ok, a guardare, dove ho pagato 1.000 euro per essere là, e l'altro 2 settimane fa ero a Bari a fare un evento con Marcello Mancini. Si chiamava La magia della comunicazione, cioè l'evento ha preso il mio nome, La magia della comunicazione, ok? Cioè io ho preso quelli che erano i miei dispari, con cui insieme a loro siamo andati dai pari e siamo diventati pari. Ho frequentato i dispari più e il mio nuovo gruppo di pari oggi sono quei dispari più, che in questo momento questo gruppo di pari nuovo sta diventando un gruppo di dispari meno. Perché? Perché ci sarà qualcuno che sa ancora di più. E quindi non mi fermerò a Paolo Borzacchiello o a Marcello Mancini, magari arriverò a Jim Rohn, arriverò a Anthony Robbins, e magari domani sarò a pranzo con Anthony Robbins, come dire, "Walter, how you doing, man of fire?" Non capirai Capite? un cazzo, però sarai lì. Tra Però dirò che figo, cioè dovete l'altro, smettere. Walter, mi inserisco sul discorso del gruppo dei pari e di Sibaldi. Mi è venuta in mente una roba che io cito sempre perché mi è piaciuta. Sai, quando noi cambiamo, no? Facciamo l'upgrade, mi piace dire, il gruppo dei pari, quello attuale, ci rompe i coglioni, no? Cioè, la tendenza è sempre quella di sentirsi dire vuoi andare, cosa vuoi fare, stai, cosa ti sei messo in testa, bla bla bla. E mi piace questa cosa di Sibaldi del mosaico, non so se l'hai mai sentita, perché No. lui dice noi siamo delle adesso cito quasi testualmente, noi siamo delle tessere nel mosaico del mosaico nel disegno della vita degli altri. Cioè, fino ad oggi mi hai visto arrivare con la Smart. E ti sono sempre andato bene, quindi la tesserina, io come tesserina, entravo perfettamente nel tuo disegno. Solo che dopo un po' mi vedi arrivare con la Bentley e io lì dentro nel tuo disegno non ci sto più perché sono diventato un po' più grande e ti scombino il disegno. Questo è quello che succede nel momento in cui le persone tendono a dire, oh, vabbè, cosa si è messo in testa, perché essenzialmente il gruppo dei pari ha paura di perderci. E quello è un po' il discorso di base, e allora ti attaccano. Bisogna diventare, invece, come dice Bob Proctor, che mi piace tantissimo l'analogia, bisogna diventare impermeabili alla negatività degli altri, come le piume di un'anatra all'acqua. Avete presente l'anatra, no? Quando va giù sott'acqua, torna su cazzo asciutta. Ecco, questa è un po' l'impermeabilità. Quindi chiudo, ti ridò la parola. Mi era venuta in mente questa cosa di Sibaldi, che secondo me è molto eloquente, ecco, insomma, mi è piaciuto. Ok, molto bene. Quindi, vabbè, ti è piaciuto il mio modo di spiegare il gruppo? Me lo sono inventato io, il gruppo di... Fantastico, Ah, fantastico. così, Allora, dopo... a proposito del gruppo dei pari, insisto, visto che siamo, ne ho parlato ieri nella mia diretta, ma visto che siamo nel momento della crisi barra opportunità di questa situazione, ci sono, secondo me, tre livelli di opportunità in questa situazione un po' particolare. La prima è una opportunità di consapevolezza, cioè il famoso cigno nero, cioè l'imprevisto ci ha svegliato un po' tutti quanti, no? E quindi è un'opportunità per diventare più consapevoli, per svegliarci al fatto che la vita non è la routine, la vita può prendere a volte delle pieghe particolari, quindi è bene esserne consapevoli. Il secondo livello di opportunità è il gruppo dei pari, cioè in una situazione come questa ho la possibilità di riconoscere la vera essenza delle persone, perché quali sono i comportamenti delle persone che hai intorno più spesso? Trovi gente che si lamenta, trovi gente che è propositiva, trovi gente che crea occasioni, trovi gente che rompe i coglioni, cioè questa è un'opportunità ennesima per riconoscere l'essenza di tutte quelle persone che spesso frequentiamo, che però sono in una condizione di, non di emergenza, però sono in una condizione un po' particolare. Quindi è un'opportunità importante quella di avere una consapevolezza ulteriore sul gruppo dei pari e poi quella economica, perché
perché in questo caso c'è chi soccombe e quindi chiude la serranda, o chi fa muovere le rotelle e capisce che è arrivato il momento di imparare nuove competenze e quindi, torniamo al discorso che stavi facendo tu Walter, a rivolgersi a persone che lo hanno già fatto e quindi a dei dispari più per fare in maniera di cambiare il gruppo dei pari. Insomma, queste sono le considerazioni che sto facendo in questo momento un po' del cavolo. Perfetto, quindi come vedete noi dobbiamo tendere ad arrivare in cima alla montagna, quindi a scegliere dei nuovi dispari che diventeranno poi dei nuovi pari nostri, perciò che a quel punto, quando arriveremo a quel livello, sceglieremo altri dispari. C'è una domanda e poi andiamo in chiusura, da parte di Claudio Feverini. Ci sono delle, c'è qualcuno che ha fatto domande, qualcuno che ha fatto considerazioni e non mi sono messo a leggerle tutte perché sennò mettevamo troppo tempo. Questa è una domanda interessante. Quando si ha grande stima delle capacità del proprio gruppo dei pari, ma capiamo che non riescono a raggiungere i loro obiettivi, cosa facciamo? Io mi preoccuperei di pensare alle tue capacità, non a quelle delle persone che hai intorno. Ok. Cioè, nel senso che se mi rendo conto che il mio gruppo dei pari, se traduco bene, la domanda è: hai le capacità, non le sfrutti, stai buttando via la tua vita. In ogni caso è un problema della persona, perché ricordiamoci sempre che quando facciamo un cambiamento, tendiamo, passatemi la cosa figurata, ad andare un po' più in alto, non vuole essere una cosa arrogante, andare un po' più in alto, i casi sono due. Succede che le persone che sono sotto ci si attaccano o ci tirano giù, o le tiriamo su, ma siccome non riguarda noi l'upgrade delle altre persone, perché prima di tutto dobbiamo pensare al nostro, ricordiamoci che essere davvero felici, rendere felici gli altri, è una regola del buddismo, è prima renderti felice, cioè fare in maniera di diventare felice tu, poi forse puoi pensare di aiutare gli altri a fare la stessa cosa, perché se non lo sai tu, non lo sanno gli altri. Quindi secondo me, per rispondere alla tua domanda, se ho capito bene, Claudio, è Claudia Feverini. Claudia, perdonami. Il concetto di base è: hai intorno le persone, le reputi sprecate, ahimè, magari la cosa ti fa incazzare, perché magari può essere il tuo partner, può essere una persona a cui tieni tanto, quindi dici: porca vacca, io lo so che tu hai le capacità, ma non ti applichi. Il problema è che è una leva che deve avere dentro quella persona. Tu fai in maniera di diventare l'esempio per quella persona. Quindi occupati di ciò che tu puoi crescere, accrescere nella tua vita, e quella persona, se a un certo punto sarà presa, avrà un momento di attenzione, si accorgerà che è possibile, e allora forse dentro di sé quella persona si muoverà. Ma non è faccenda tua, che non c'entra con non amo quella persona, non voglio bene o non mi interesso. È che le persone hanno bisogno di capire che la vita individuale è una nostra responsabilità individuale e non è egoismo, è: se non lo faccio io, difficilmente lo farà qualcun altro al posto mio. Ok, abbiamo una frase che mi ha fatto ridere, che siamo sgangheratori di puzzle altrui, mi piace. Poi Sì, li sgangheriamo tutti. Marco Fia dice il maratoneta, quindi non l'ho capita, quindi se vuoi farmi una domanda precisa perché non riesco a capire il maratoneta, quindi. forse era inteso, la butto lì, era inteso, il maratoneta era inteso come da 0 a 42 km e 195 metri, cioè come si fa ad arrivare là? Maratoneta lo fa un po' alla volta. Vediamo cosa Cosa dice? se qualcosa. Quindi il concetto che secondo me dobbiamo passare oggi è quello di, come vedete, la comunicazione parte anche da una strategia, quindi prima ancora delle parole, cioè quali sono le parole che ti dici tu, cosa ti stai dicendo dentro, come ti stai creando la tua realtà e poi andremo a comunicare, perché probabilmente le persone che comunicano quello è perché dentro hanno una realtà vista così, hanno una realtà fatta da 50 sfumature di grigio e non da un arcobaleno, e quindi la loro comunicazione sarà una comunicazione più grigia. Mi ha fatto ridere prima un post che tu mi hai mandato, che era veramente comico, dove una persona, per parlare bene di quello che stava parlando un formatore,
ha fatto una comunicazione di merda, cioè ha usato una serie di parole tossiche per spiegare che quello che sta dicendo quello era giusto, però lo stava spiegando in una maniera sbagliata, cioè la maggior Ma parte delle persone. poi lo diceva con il tono di tutta questa gente che parla cazzo non si rende conto che bisognerebbe parlare così. E poi ha riempito questo post che io l'ho letto, mi sono sentito quasi male io per le parolacce che ha usato. Quindi la consapevolezza, ragazzi, cioè ascoltiamo, ma stiamo zitti ogni tanto finché non padroneggiamo. Quindi sì, ahimè, Se ahimè. proprio, se proprio condividi, condividi mettendo condivido il pensiero di Marco Bellato, padre Nico, Punto. ma non aggiungere perché hai fatto peggio, cioè è come al Veneto gli chiedi di che religione è e lui ti risponde con una bestemmia. Va ben tutto, però capisci? Ti dice cattolico e poi ci aggiunge la bestemmia. Allora, se tu vuoi aiutare le persone a Fantastico. capire l'importanza e stai facendo più danni perché hai usato parole tossiche, quindi parole che creano nel nostro cervello una serie di, la metto in maniera molto, molto facile, una serie di paure che non servivano, cioè non serviva mettere quelle parole là. Potevi fare più attenzione invece di dire difficile, dicevi meno facile, invece di mettere non dobbiamo avere paura, metti. È un momento dove serve avere più coraggio nelle proprie azioni. Quindi questo, ecco, questo è un lavoro, un compito che potreste fare. Okay? Uno dei compiti è prendete delle parole che non sono buone e rendetele buone, perché tutto quello che non è buono può diventare buono. Ma se io, quel concetto di Lakoff, gli dico non pensare all'elefante rosa, la prima immagine che vedo è un elefante. Quindi è Ma inutile guarda, che guarda Walter, sospendiamo ogni giudizio politico, però ormai è chiaro, cento e passa mila persone, quelli che si danno il nome del pesce, in piazza perché ce l'hanno con uno. Indovinate chi è che vince in tutto questo? Quell'uno. uno, cioè, Perché non fai altro che evocarlo e rievocarlo. se non volete impararlo dai formatori, che avete tutte le ragioni del mondo, ok? Imparatelo da Harry Potter. Harry Potter dice c'è l'innominabile perché se non nomini esiste. Ecco, ascoltate lui, se noi siamo così, grazie Tu sai Armando. chi? Tu sai chi? Tu sai chi? Certo, non si può dire. Come il formatore di prima, non possiamo dirlo perché se lo diciamo No. lo rendiamo vero e qualcuno magari lo Esiste. cerca e magari va un corso, ti rendi conto? Cioè, quindi. No, già vedi il fatto che noi abbiamo ricordato quegli avvenimenti e quel formatore lì. Io so che nella nostra mente quel formatore lì lo abbiamo visto, no? Quindi l'abbiamo reso vero, però l'abbiamo tenuto per noi, non l'abbiamo condiviso con la parola, altrimenti l'avrebbero visto tutti, giusto? Però Questo è un po' il vedi? concetto. Vedi come dalla difficoltà noi abbiamo creato una possibilità, ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e colleghi. La Grande. Infatti difficoltà. io sono grato a quello là, davvero, eh? Questa Davvero. è la parte forte, essere poi grati a quelle persone che comunque nella vita comunque hanno fatto qualcosa che, insomma, Sì, la chiudiamo così. Siamo arrivati alla assolutamente. fine. Un minuto per dare tre azioni che le persone devono fare. Tre azioni. Prima. Prima fate uno screening della vostra giornata. Prendete un bel pezzo di carta bianco, la vostra giornata tipo, e scrivete senza giudizio quello che fate normalmente e abitualmente. Fateci caso, sia magari sul lavoro sia sul tempo libero. Esempio. Vado al lavoro, faccio le mie mansioni sul lavoro, sono a casa, guardo Netflix 3 ore, guardo questo, leggo, mi faccio la doccia. Fate uno screening della vostra giornata, ok? Due, quindi facciamo un'unica roba. Fase 2, prendete ciò che in questa giornata secondo voi può essere migliorato e cerchiatelo o sostituito con qualcosa. Fase 3, andate a sostituire quel cambiamento o a potenziare quello che state facendo, che vi può essere utile per qualcosa. Faccio un passo indietro, visto che ho un minuto per dirlo. Queste 3 fasi, che sono la fase operativa, sono solo la seconda fase. La prima è chiedetevi che cazzo volete, dov'è che volete migliorare la vostra vita e in che modo, e partite da quello, il vostro perché. Dopodiché dovete partire dal vostro quotidiano. Chiaro? Direi che
chiaro, limpido. Siamo arrivati alle 14:30 puntuali. Io posso semplicemente che ringraziarvi tutti quanti per essere stati qua, perché ci avete donato il vostro tempo ed Grazie. è il regalo più grande che ci potevate fare, veramente pazzesco. Grazie Marco Benassi per la fiducia. Grazie a te, grazie a te, grazie a Quando te. sarò ricco e famoso mi ricorderò che tu sei stato il primo a crederci e quindi insomma, sai E io ti che aspetterò. ne Aspetterò al terrò. varco. Ringrazio veramente di cuore tutte le 30, 40, ormai quasi 50 persone che stanno entrando nello staff. Lo staff è colui che condivide quello che noi facciamo all'interno di questi webinar, quindi faremo dei post e dovranno essere condivisi più possibile. Grazie a tutti quelli che mi supportano, da Video Marketing for Business, a Valerio Fioretti che continua a rispondere, mi sta facendo le consulenze, Etic, le lavagne che non possiamo utilizzarle ma che c'è. Webinar Pro di Luca Vanin che mi ha messo a disposizione questa piattaforma che ha un costo. E poi questi qua, 2LD, che è un'agenzia di eventi che mi sta supportando nella gestione perché da solo non ce la faccio più a farcela. E quindi grazie a tutti. Siamo arrivati alle 14:31, quindi la chiudo qua. Grazie Marco, grazie a tutti. Ci vediamo domani, ore 13, puntuali come rimorso, come diceva un comico qui a Trieste. Ci sarà un grande personaggio, c'è Gerardo Capozzi che parla di pubbliche relazioni, di come si fanno le pubbliche relazioni, cioè quando ti arriva un personaggio famoso, cosa fai? Ti fai un selfie o vai lì e gli fai vedere di che pasta sei fatto e magari sarà lui ad acquistare qualcosa di te. Le pubbliche relazioni si fanno così. Ho sentito a 10 secondi un comico americano che dice. Per questo, per darvi la call to action finale, cioè prendete seriamente, prendete sul personale la vostra vita, prendetela seriamente e siate seri come un infarto. Su. Entra dentro, Ragazzi, neurologicamente entra dentro, eh. è molto serio, questo. E poi approfitto, se qualcuno vuole capire in questa cazzo di situazione come fare a creare reddito aggiuntivo, mi scriva, che vediamo di trovare una soluzione. Grazie Marco Benassi, è un vero piacere averti avuto come ospite. Chiudo con il mio modo di ringraziare tutti, che è abracagrazie. Ciao a tutti e buon proseguimento. Ci vediamo tutto lo staff alle 19 nel meeting che faremo in GoToMeeting, a domani per tutti gli altri, ore 13, diteglielo tutti perché domani dovremo andare oltre i 100 e quando andremo oltre i 100 ci saranno persone che non potranno entrare, quindi dovranno stare fuori perché dovevano iscriversi prima. E dopo, se la cosa funzionerà ancora di più, dovremo trovare delle soluzioni aggiuntive ed è quello a cui punto, cioè far sì che sia veramente complicata sta situazione, che devo trovare una soluzione ancora più figa, nel senso che se saremo oltre i 100 vuol dire che sarà un successone, compreremo una piattaforma ancora più grande, investiremo, ci daremo da fare, migliorerò io, miglioreranno tutti perché io oggi grazie a questa ora e mezza con Marco sono migliorato, credo che ognuno di voi potrà migliorare se incomincerà a fare appunto delle azioni. Se condividerete tutto quello che noi mettiamo nella pagina formazione in, potremo migliorare centinaia e migliaia di persone, tutto con un'azione, cliccando il tasto condividi, dicendo il motivo per cui condividi e non aggiungendo altro, facendo delle cazzate come le altre, a meno che non utilizzate delle parole belle, ALF, quindi alte, in luce, nel fluire, non parole BOC, quelle che abbiamo detto prima, che non stiamo qua a ripetere. Vi voglio bene, grazie a tutti quanti, quello era il mio abracagrazie, questo è Marco Benassi, lo schermo tutto per te. Applausi da tutta Italia. Grazie a Grazie voi. mille. Grazie a tutti. Ciao, ci vediamo stasera per noi dello staff e domani per tutti gli altri. Abracagrazie, webinar launch e fatevi travolgere dalla formazione. Grazie a tutti. Ciao, ciao Marco. Ciao, ciao.